Giorgia! Ciao Giorgia! Ciao Giorgia, grazie! Ciao Giorgia! Ciao, grazie! Grazie Giorgia! E Marco! Presidente, il campo largo del centro sinistra, dicono tutti quanti vinceremo e Marsiglio perderà. Ah, tu cazzo però, eh. Loro, dopodiché, insomma, di solito non mi piace fare queste cose parlando degli altri, mi piace fare queste cose parlando, la campagna elettorale, parlando di quello che noi abbiamo fatto in questi 5 anni, e penso che il lavoro portato avanti da Marsiglio sia ben dimostrato dai dati macroeconomici di questa regione. È una regione che in un periodo di grande difficoltà ha resistito alla grande, dimostrando che questo è un territorio di gente coraggiosa e operosa che non chiede assistenze o regali, chiede semplicemente di avere le infrastrutture di collegamento, di avere le condizioni di base per poter dimostrare il suo valore e per poter competere ad armi pari. È il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, è il lavoro che continuiamo a fare. Qualche giorno fa, insomma, lo sblocco di un'altra importantissima infrastruttura per questo territorio, e che vorremmo continuare a fare, perché avere una visione su un territorio così particolare ma così straordinario richiede un tempo di realizzazione. Sarebbe davvero un peccato enorme oggi interrompere quel lavoro e tornare, diciamo, alla visione di quelli che questa regione l'avevano lasciata isolata perché si trovasse al centro della nazione. Non ci sarà l'effetto Sartegna? Lo teme un po'. Intanto l'effetto Sartegna lo dobbiamo ancora vedere, perché ancora non si è capito neanche come è finita bene. Presidente, ma insomma, io sarò molto ottimista, francamente. Da una parte l'Abruzzo, dall'altra una presunto dossieraggio. Se si vuole esprimere in merito quello che sta succedendo e sta agitando la politica italiana. Certo, vedremo che cosa ne verrà fuori, sentiremo domani le audizioni anche dei procuratori che hanno chiesto di essere auditi dalla Commissione Antimafia. Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento, per poi passare queste informazioni alla stampa e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa, perché, voglio dire, utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà. Grazie infinite. Eccoci, Tiziano. Ragazzi, voglio bene. Ragazzi, come sempre.